Domenica 8 marzo il concerto di primavera, soprattutto per le donne. Sì, è un avvenimento che ripetiamo ogni anno e che sempre molto ogni anno acquista pubblico perché è molto affascinato e divertito gli spettatori. Ogni anno eseguiamo pezzi di 6 compositrici di tutto il mondo, compositrici si intende donne ovviamente, per la festa della donna l'8 marzo. Queste composizioni sono di grandi compositrici perché sono selezionate da una fondazione, la Fondazione Donne in Musica di Roma, che aderisce all'UNESCO, e quindi abbiamo compositrici di molti paesi che vengono anche a presentare i loro pezzi. Quest'anno vengono compositrici dal Canada, dai Paesi Baschi, dalla Francia e naturalmente dall'Italia. Abbiamo 2 compositrici italiane, una argentina, una canadese, una basca appunto e una francese. E si tratta di musiche molto interessanti e poi soprattutto molto diverse una dall'altra. E come gli anni scorsi il pubblico senz'altro sarà molto anche interessato e divertito dal contrasto delle personalità di queste artiste che vengono anche a presentare i loro pezzi. Naturalmente sono artiste che occupano posti nelle orchestre, nelle direzioni delle orchestre, delle società di concerti, delle università, e quindi sono artisti di altissimo livello, ma l'insieme di questa presentazione sarebbe, d'altra parte, anche se siamo 6 compositori di tale prestigio, di uguale prestigio, soltanto che i compositori di uguale prestigio difficilmente si hanno tutti insieme. Per le donne questa manifestazione è un po' straordinaria perché per il momento è unica al mondo, e quindi vengono volentieri a Padova per, fra l'altro, anche per vedere questa città storica e per presentare le loro composizioni.